È uscito dal carcere in Siberia in cui era rinchiuso dal 2015 il dissidente russo Ildar Dadin. La Corte Suprema ha annullato la sua condanna per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate, violando la controversa legge antiproteste. Ad aspettare il 34enne fuori dalla prigione la moglie e la sorella. 4 giorni fa la Corte Suprema russa ha annullato la condanna, inizialmente di 3 anni, poi ridotta a 2 anni e mezzo, e ordinato che al dissidente fosse riconosciuto il diritto alla riabilitazione. Dadin, diventato simbolo della lotta a Putin, ha denunciato di aver subito torture in carcere e ha detto che continuerà a lottare contro questo regime affinché vengano rispettati i diritti umani come nel mondo civilizzato.